12 un sacco di puttanate, te lo dico io. Alzagli le mani, alzagli le mani, alzagli le mani, alzagli le mani, alzagli le mani. Partiamo che una è mia, Alessandro dici. Allora, tu sei mia, e adesso tu dici, tu un'altra è mia, che... dai, siete nostri. Ancora? Ok, tu sei mia. Porcare! La tana del ferito, oh, oh, oh. Ciao, Broderigno. Allora. Va bene, ho capito. Sì, deve... Sofia, ho organizzato una roba un po' particolare, ok? Sì. Ok. Beh. Praticamente volevo parlare, in realtà, non so perché non gli ho mandati i messaggi, volevo parlare di nutrizionismo, ok? Ok. Ok, e volevo portarlo, visto che lui è un... tuo nonno, descrivilo tu. Sì, perché... no, ciao, ciao Sofia. No, Simone ci ha detto che tu sei una grande sostenitrice della dieta vegana, giusto? Ma allora, non lo sono io di... per partito sostenere. Preso... No, nella scorsa live ha detto che comunque la dieta vegana è esattamente come la dieta carnivora, cioè nel senso che ti può dare le stesse cose della dieta carnivora. No, perché ti spiego adesso, io non ho nulla contro chi è vegano o chi sostiene questa cosa qua, noi di famiglia proprio ci piace la carne, abbiamo dei mattatoi, mio nonno ne aveva parecchi, adesso ormai è in pensione ed è un grande mangiatore di carne, cioè lui sostiene che la carne fa bene in sostanza. Ok. Quindi niente, ci faceva l'idea di portare il nonno qua su Twitch, perché è una persona un po' particolare. Cioè. Allora volevamo un attimino... Lui ha studiato comunque, cioè comunque è una persona che ha lavorato nonno? Nel settore. Sì, sbaglio. Sì. No, ha studiato? Okay. No, ho studiato, io poi mi occupo di altro, chiaramente, però niente, volevo mettere in contatto il nonno, che gli piace un sacco la carne. Non solo la carne. Che se gli dico che di non mangiare carne perché coi fagioli può comunque essere sano, cresce, mi risponde che i fagioli fanno scorreggiare. Cioè, mio nonno è questa roba qui, quindi... Certo, capito? Certo. Dai, ci sta. Facciamo una chiacchiera col nonno. Ok. Io, okay. Ragazzi, vi lascio qua. Va bene. C'è la voce giovanile il nonno, però, eh. Non solo la voce, Sofia. Oh, dai. È un po'... È una questione, come sei dentro. Certo, ma perché lei mangia carne, ha detto, no? Io mangio carne... Tutti i giorni? Tutti i giorni sì, perché posso... Allora, nel 35, cioè, non potevo permettermi la carne tutti i giorni, è una cosa da ricchi. Adesso che giusto. Si può, la fettina fa bene, fa sangue, certo. No? Ecco, e quindi tutti i giorni pranzo e cena... Mangio la carne. No, solitamente la sera. A pranzo mangio la pasta. La pasta al ragù, per esempio. E la sera invece mangio la carne. Mangio la carne, perché come ti dicevo, abbiamo dei mattatoi di famiglia, quindi ah, diciamo... No, per me la carne quindi... è la bistecca. Sì, la carne. La carne rossa. Però noi la carne la mangiamo, cioè di famiglia, avendola sempre a disposizione, si mangia tanto, in sostanza. Okay. E quindi il mio punto, adesso, per provocare un po', è... Mio nonno che è arrivato a quest'età mangia tutti i giorni carne, così male evidentemente non fa come tanti sostengono. Allora, okay. Partiamo con la testa al toro, il nonno dice, allora, tu secondo me dici un sacco di puttanate. Tra carne rossa, carne bianca, non è che la carne fa male a prescindere. Tu dici un sacco di puttanate. Tu dici un sacco di puttanate, te lo dico io. Perché io vi conosco a voi altri. Allora, la carne, questa storia che fa male, adesso è una questione economica che vogliono fare quelle cose lì, delle cose dei Che cazzo ridi questo? No, Sofia, ti giuro, allora è particolare, mio nonno, ma non è una persona cattiva, è solo che arriva qui, dice la carne, guarda che c'è, ma voi c'è l'industria della carne è importante in questo paese, cioè da mangiare, non nel senso che mangiano la carne. Pensa il capitalismo. Non sta sostenendo questo, penso che comunque Sofia avrà un suo... Tu cosa pensi del capitalismo in generale? Ridete di colpa appena, qualunque risposta dia scoppiate a ridere. Insieme. Se sono a favore o meno, intendi? No, scusami, ti ho chiesto... Cioè, allora, poi non si può dire che le donne sono stupide. Ti ho chiesto, la domanda non era difficile, cosa ne pensi del capitalismo? Cosa ne devo pensare? Come modello economico, cosa ne pensi? Avrei un tuo pensiero sul capitalismo? Oh, che bei denti, ho una scultura in casa che gli ha proprio paro. Sono troppo favorevole, nel senso, non... Chi? È un...
Cioè, ragazzi, non lo so, cosa vi devo dire? Ma quello che vuoi. Se non sai... Che bei denti. Ho in casa una statuetta che gli ha fatto paro i tuoi. Cosa ne pensate? Che bei denti che hai. Cazzo c'è? Belli dritti, dritti. Tutti dritti. Belli puliti, poco tartaro. 3 mesi, quando ero piccolo. Male. Cosa ne pensate voi del capitalismo? Cosa ne pensi? L'ha fatta tu, coglione, sta domanda. Capitalismo... Che cazzo ne so io cosa ne penso del capitalismo? Secondo me in questo momento uno dei... Cioè, almeno per quanto riguarda noi, non abbiamo delle alternative come modelli economici che ci possono dire si può stare meglio, si può stare peggio. Ormai il comunismo non esiste più. Dove esiste adesso meno è comunque... male che non esiste più il comunismo. Sì, è comunque contaminato. Meglio dei vegani comunisti. È anche molto difficile istituire diversi modelli economici, essendo che globalmente siamo tutti immersi in un'economia in scala globale. Cioè la Cina dipende dagli Stati Uniti, gli Stati Uniti dalla Cina. Allora, cioè, è molto difficile. Quindi... Prendete tempo che devo fare una roba. Quindi prendete tempo che devo fare una roba, fare la regia qua. Non ti so dire. No, però io ero veramente interessato. Quindi fondamentalmente ha risposto più o meno come me. Cioè non sai cosa dire. Di base. No, io ti dico che secondo me è l'unico modello che ad oggi ci permette di avere uno stile di vita alto. Comunque, a prescindere da questo, chi se ne frega, io ero interessatissimo alla tua tesi, cioè, perché l'altro giorno nella live tu dicevi che fare una dieta vegana, ok, soddisfa il fabbisogno comunque pari di una dieta... Adesso lamentati del fatto che il nonnino ha sparato una scorra di quelle potenti. Cioè, lamentati e quasi alzagli le mani. La B12 si può tranquillamente. Alzagli le mani, comincia a prenderlo a cartoni per il fatto che la scorra. Hai zitto, ma in realtà. Incazzati. Allora, il nonnino, fai un po' che finta di aver scorreggiato. No, scusa, non per te, ma. Vabbè. Aspetta, prima un attimo. Aspetta, arrivo subito. Apro un secondo qua. Dove vai? Metto solo il muto. No, mi siete. Non... Che cazzo scorreggio qua, dai, porca puttana. Ho capito, ma dimmelo, andiamo in bagno, no? Ho detto che non si poteva due volte. Devo andare in bagno? Andiamo in bagno, allora. Posso andare? Andiamo. Vado un attimo. Aspetta. Alzagli le mani. C'ho fatica. Lei è una Ma che cazzo fai? È una nutrizionista, no? No, dai, no. Perché no. È verde, cioè io non so. Allora, è verde, Sofia. E a me era già capitato, però verde così, in tutta onestà. Non sento, scusami. Sofia, ti chiedo veramente scusa. È verde. Okay. No, quasi pannabile. Però mi giuro che non ce la faccio. Ok, di cambiamento mi avete sgamato, ok. C'hai sgamato? Vabbè, c'hai sgamato. Dai, togli ogni cosa, ok. Addirittura dall'inizio? Contro scherzo. Toglietevi tutto, adesso si fa lo scherzo serio. No, però, cioè, per me siete sempre Paolo e Gianni. Toglietevi tutto, cioè, no, dico il vecchio, togliti il coso. Vabbè, allora, c'hai sgamato. Uno scherzo, ok, a posto, uno scherzo. Aspetta, tolgo gli occhiali. Già. Non era meno bella ragazza, comunque, se non posso dire. Non dite che ci sono io che vi dico in cuffia cosa dire, però, eh. È uno scherzo tra voi e lei, ok? Non dite che ci sono io in cuffia, ok? Sì, mi allora raccomando. Si vede che avevi sgamato. Aspetta un secondo che... No, io ho cercato di reggere il gioco, dai, eravate carini, vi siete così impegnati. Ok. Scusaci. Vai, vado a togliermi un secondo anche sì. La cuffia. Metti la maschera di là, tanto parlo io. State tranquilli. Scusaci, non volevamo. Tutto sotto controllo. Non volevamo. No, io ho cercato di reggere il gioco il più possibile, però. Ti ho sgamato subito. No. Peraltro non volevamo sminuire la tua professionalità, No, ma lo so. In alcun modo. C'è un'altra ragazza, Sofia. Era okay. Fatto apposta. Ok, va bene. L'importante è che non ti sia offeso in alcun modo. Chiedi scusa, no, come stai? Inizia tranquillo. Conversazione proprio conviviale. Quanti anni hai, se posso? Beh, quanti me ne dai? Ma questo giochino qua, vabbè, non lo so. Te ne darò... Ti sei laureata, ma. Ti vedo, non so, sei laureata perché hai detto che sei. C'è il riflesso? Io ho quindi 3 anni o. Triennale fatto? Magistrale, allora però così non vale. Hai... Più o meno sono gioca... hai 20... mio, ne hai 26. 26. Vabbè. 27. Parlo più piano. Sono parecchio vicino. Verde. No, allora, Alessio, mi serve che chiami la regia e chiedi se è arrivata un'altra ragazza.
con cui bisogna a Milano, però ho uno studio lì, mi piacerebbe. Ci sta. Beh, dici, perché la Sofia la sto per mettere un attimo nel backstage, okay. Quindi starò allora, bene, molto educata. Scusa, chiedo un secondo alla regia se è arrivata l'altra ragazza. Salutate Sofia Ballati un okay. attimo, che dite che va un attimo nel backstage. Un Sofia, secondo. Ti mettiamo un secondino nel backstage, in attesa, ok? Va bene. Così poi quando è ti richiamiamo un attimino al volo. Comunque sei stata... Scusaci ancora, davvero, eh. Qua. Super tranquilli. Simpatica e super gentile, anche perché il nonno si è un po' comportato male. Ma non ero io. Diciamo così. Ciao Sofia, ciao. Ciao Sofia, grazie, ciao. Ciao ragazzi. Ciao. Riesco da qua, bene. Ok. Ciao ragazzi. Ciao. Come ti chiami, quanti anni hai, che cosa fai nella vita? Come ti chiami? Stella, poi quanti anni ho e cosa faccio nella vita, ho sentito. Come? Aspetta. Simone... Abbassate il volume delle cuffie, non lo so. Come cazzo si fa? Allora, abbassiamo un attimo il volume delle cuffie dal mixer. Sì. Qual è questo? Sarà questo, però... Okay. Quella che ha sgamato subito era quella più facile da trollare. La situazione meno male, non dite niente, non rispondete, mi si erano detto, no! Ah, ok. Come stai? Ah, sto bene, bello ste live. Sì, bello ste live. Va bene, ste live. Ciao! Desire Cava. Ciao! Ciao! Sembri... Quindi stiamo di stesso. Ciao. Ci avete mai visto in giro? Come state? Chi? Tutto bene? Alessandro, ci avete mai visto in giro? Ci avete mai visto in giro? Sì. No, in giro no, però mi sono vista tutti i video. Brava, questa cosa ti fa onore. Tu sei Desire o Cava? Ma che è successo? La porto fuori? Vabbè, no. Niente. Mi conoscono tutti, ragazzi. Ok. Comunque, allora, innanzitutto, partiamo che una è mia, Alessandro dici, allora tu sei mia, e adesso tu dici, tu un'altra è mia, che dai, siete nostri. Ancora? Ok, tu sei mia. per esclusione l'altra è mia. Ok. Quindi, ora mettiamo la conversazione su questi piani, noi dobbiamo rimorchiare. Ok. Alessandro ok, dici. Domande? Quanti anni avete, scusatemi? Importante. 18. Bene, ma è molto importante okay. per i nostri obiettivi finali. Ok, Alessio, ma dove cazzo siete? Ma che casa di merda è quella? Come Ale? Qual è il nostro obiettivo finale? Beh, sono due ragazze. Rimorchiare. Scusate ragazze, non vediamo spesso ragazze, comunque persone che possono somigliare a ragazze. Tutto, comunque, dove siete? È una casa particolarmente brutta, se posso essere onesto. Saranno al sud queste qua. Allora, adesso siamo a casa la situazione sua. È questa. Ma okay. Cos'è? È il giardino? No, anzi, facciamo così. Poi Alessio alza spesso la voce, è molto esuberante, e Alessandro ogni volta si incazza perché ha un compagno così esuberante, e proprio a un certo punto gli tira un cartone e dice «Hai rotto i coglioni, non ci faccio più a collaborare con te! Basta, mi hai rotto il cazzo, sei troppo esagerato, vuoi sempre prendere piede su di me, vuoi sempre avere la meglio su di me!» Ma è così caldo da stare fuori? Noi qua a Milano. Allora, interrompi sempre Alessandro. Siamo di Roma. Qualunque cosa dice Alessandro, interrompi. In questo momento siete a Roma. Bella Roma, comunque. Sì, in questo momento siamo a Roma. E cosa fate nella vita? Io lavoro. Io studio. Capito. Ma comunque, siete tipo cugine, sorelle, non c'entra un cazzo. Durare un po' questa cosa. Interrompere un po' di volte. Fatela proprio salire. Amiche, ci sta. Scusate. Per capirci, migliori amiche o amiche tipo amiche? Sai che, senza offesa, ma le ragazze solitamente hanno 10 migliori amiche, non si sa mai qual è l'amica, no? No, sì, volevo capire i nomi perché non ho capito, così possiamo. Io sono Desire e lei è Irene. Ok, Desire e Irene. Ok, ora è chiaro. Alessio continua in e la casa è lì. Cosa studiate? Studiate 18 anni, fate ancora le superiori? Io ho lasciato scuola. Come hai lasciato scuola? Come mai? Per lavorare, però riprenderò un serale e la finirò. Che lavoro fai? Beh, pessima scelta comunque, dovessi continuare a studiare. È una roba... Comincia un po' a grapparti, ti stai innervosendo. Ho fatto un corso per fare la social media manager e adesso gestisco la pagina social media manager. Dovresti iniziare a capire come si pronuncia quello che vuoi fare. E cominciando da Lo so, social media manager. Comunque si pronuncia media perché è latino. Interrompi. Non sono chissà chi in inglese. Allora, livello in più. Devo fare tanto. Alessio, comincia a mancare anche un po' di rispetto. E vabbè, ci sono la quando parla. Di una tipo, sì, vabbè, dai, non ho peccato. Come, cioè, scusami, non ho capito. Un po' male. Non ho capito. Gestisco la di una società sportiva e lavoro al campo. E che lavori?
Che società sportiva è? Allora, aspetta un secondo, capiamo. Che società sportiva? Voglio sapere dove lavorava. Capito, ma sta dicendo la società sportiva, magari è una roba interessante, minchia, non capisci un cazzo. Scusate. È una pagina sportiva che fa calcio a 5. Che fa calcio a 5? Che vuol dire? Sì. Che fa calcio, fa calcio. È molto torneo, gestisce torneo o gestisce una squadra? Ah no, c'ha delle squadre che giocano. Adesso stanno facendo la Serie C1. Minchia, però le fare una live con te che stai guardando il vuoto, porca puttana, mi cadono i coglioni. Cioè, capito, parla almeno. Ho fatto no? Due domande, non mi hai fatto dire una mezza cosa. Ok, però vabbè, andiamo avanti. Manca il livello 3, ragazzi. Hai chiesto un sacco di cose. Vabbè. Ho chiesto, volevo sapere che lavoro facesse. L'ho detto, ho detto che non lavoro. Fa la social media manager. Allora, livello 3, Alessio, ogni volta che Alessandro parla, tu cominci in contatto fisico, cominci tipo a stringere un po' di mano. Comunque, mi ripeto. Ah, il CAF, tipo fai le dichiarazioni dei redditi. Bravo. Beh, brava, so cos'è il CAF. Mi stringi la spalla. Sono appoggiato, minchia, siamo appena okay. Live. E invece Desiree cosa studi? Alessandro. Faccio il liceo artistico, però all'università voglio prendere... Un po' di bromance. Ah, va bene, sì. Vuoi prendere? Alessandro non deve parlare. Voglio prendere psicologia un po'. All'università. Ecco, psicologia... Perché vuoi fare psicologia? Mi fai male, porca... È un po' di... Madonna mia, come sei delicato. Adesso deve essere serio, non deve... Perché? Perché mi affascina molto. Ti affascina cosa? Mi fai male. Perché le... Aia. La materia. Ti affascina la... Allora, sei... Cioè, per psicologia transazionale, freudiana... Mentre sì, Alessandro parla di tutto, ti dice la parte Alessandro non fa niente. Deve ancora Alessandro farlo. Alessandro non fa niente. Cioè, rimarrà così e si toglierà e continuerà a parlare tranquillo, perché dopo si incazzerà. Non ho capito. Potete ripetere? Scusate, è che... Ma che sei, cavolo? Che cosa? No, non abbiamo capito. Se ripeti... L'ultima cosa che hai detto, non ho capito, ti giuro. Della psicologia. Che è partita la pubblicità. A voi è partita la pubblicità? No, perché io mi sto a guardare la live dal tablet nel frattempo e è partita la pubblicità. Ma cos'è? Dove? La pubblicità su cosa? Su Twitch. Ah, voi state guardando la live su Twitch? Tanto non avrà audio attivo, quindi okay, non so. Ok. Tutta la roba è nell'audio. Alessandro comincia a fare un discorso e Alessio tira giù il cappello sul faccio di colpo così. Alessandro non reagisci per niente, continui tranquillo. Ok, allora, volevo capire questo. Mi pare di aver capito che Irene non ha prospettive per il suo futuro, mentre invece Desiree almeno ha una mezza idea di studiare psicologia, non sa nemmeno bene o male cosa sia la psicologia. Ma detto questo, come vedete il vostro rapporto, la vostra amicizia da qui a 5 anni? Cioè, pensate di essere quelle tipiche amiche che poi col separarsi delle strade subito, ragazzi, non riusciranno più a mantenere questa amicizia? Oppure pensate che l'amicizia potrà sopravvivere? Vabbè, abbiamo mantenuto da 18 anni, quindi spero sempre. Poi non si può mai sapere quello che succede nel futuro. Ok, è già così. Quando dico... Guarda, fa morire. Ma scusate. Una parola io... Ma ok. Ma sbiasci qua, ragazzi. Ma... Comunque, vabbè. Io non... Cioè, vabbè. Disastro. No, ma disastro, anche perché... Io non ho le cuffie. Sì, c'ho le cuffie. C'ho le cuffie. Cane. Scusate, perché... Pollo. Cioè, non vedo più niente. Pollo. Fritto. Pollo fritto. Di cosa state parlando? Fate tirare su la cosa da Alessandro. La nostra amicizia. Pollo fritto. Bene. Tirati su quelle cazzo. Buono. Normale. Da quant'è che siete amiche? 18 anni. 18 anni. Siete cresciute insieme? Anche Alessandro siamo cresciuti insieme. Siete dello stesso anno, quindi? Sì. Allora. Abitiamo praticamente, cioè, siamo vicine di casa, quindi per questo siamo cresciuti. Ma vi è mai successo di voler... ciucciare lo stesso cazzo e di litigare per questo? Beh, una domanda legittima. A me non è mai successo con te. No!
No, no, non c'è mai successo, abbiamo dei gusti abbastanza differenti. Sì. Beh, questo vuol dire che allora la vostra amicizia non può incorrere in questo problema. Allora, ascoltatemi bene, c'è un prank importante. Anche se fosse, per entrare una ragazza. Sì, in che modo. Dite in silenzio in fondo, in qualche modo. Dite un attimo in silenzio. Zitta, un attimo zitta, in silenzio, ragazze. Perché zitta. Voglio vedere un attimino lo sfondo di dove siete, perché voglio capire cos'è. Leggiamo la chat. Leggiamo la chat un secondo, così vediamo che domande. Ragazzi, sentite voi, l'audio è tutto a posto, le ragazze. Sono d'accordo, io sono d'accordo con la chat, comunque. Sta per entrare una youtuber, si chiama Iris Ferrari. Ok. Lei ha 1.000.000 di follower su Instagram. Ok. Non ha 1.000.000 di follower su Instagram. Okay. Voi la odiate e ve la ricordate quando faceva video su YouTube ai tempi, quando era piccola. Okay. E voi la odiate per questo. Sì. Ok, va bene. Ok. Ma chi è questa? Subito, cominciate già a essere nervosi. Chi è lei? Roba. No, raga, io... Ma dai, io ho capito chi è sta qua. Ciao. Io l'ho riconosciuto subito. Ciao, piacere. Iris Ferrari, giusto, Clara? La YouTube. È Iris Ferrari, no? C'è scritto. Sì, sì, ma l'ho riconosciuta subito. Tu fai video YouTube da un botto. Eh? No, Paolo e Gianni no, è davvero. Siamo dei show. Non so se segui YouTube, ma immagino di sì, perché facevi video su YouTube, mi ricordo. Sì, sì. C'è un cazzo da ridere, tra l'altro. No, allora mi prego, riferite a Simone che non è capace a fare queste cose. Sì, ma sono d'accordo anch'io! Fai cagare! Fai schifo, pazzo! Non funziona la sega! Ma tu puoi dire a due diciottenni volete ciucciare lo stesso cazzo? Quello non era guidato! Quella è farina del tuo sacco! No, ma, Simone! Ma cosa ti viene in mente? Che poi la gente fa i free boot! Ma cosa ho detto? Allora. Siete mai litigato perché mi piaceva lo stesso ragazzo? Detto in maniera più colorita! Ma non è che... Porca miseria! In maniera più colorita! Cosa? Ma come? Allora, tutti sanno... Allora, no, voi siete famosi... pubbliche, quindi gliela dobbiamo... Ditemi se... Sì, ma poi... Ma a te, per curiosità, Iris, a te cosa ha detto per venire qua? Mi fa il mio lavoro, lei. Ha 3 anni che faccio sta roba, mi Simone, stai zitto, cazzo! Non sento Iris! Minchia! A te cosa ha detto Simone? Mi ha detto stasera vuoi venire? E io sì, ok, però ovviamente ho guardato la live dalle 9:30. Eh beh, certo, cioè, capito, come tutti. Cioè, hai visto anche la parte? Vabbè, ci sta. Cos'è il genio? Guarda, io non aggiungerei altro, Iris. Sei una persona sveglia, molto... vedo la scintilla negli occhi. Dov'è Iris? No, lasciaci Iris! Ciao. Abbiamo un'altra possibilità, poi torniamo da Iris. Ciao, mi sentite? Certo, sì, tu? Chiaro. Ma lei fidatevi. Lei io sono sveglia come Iris. Ok, ma lei fidatevi, cioè, lei fidatevi, cazzo, lei fidatevi. Cos'è il genio? Simone. Va bene. No, ragazzi, Fra, giuro. Quanti anni hai, Fra? Possiamo dire che è pollo? Sì, beccato solo... No, ti giuro, ma è assurdo. 21. E, chi sei, Fra? Cosa fai nella vita? No, chi sei è più? Tu, no, studio. A Milano. E chi sei? Dimmi di cosa hai capito. Chiedile cosa ha capito. Una persona come voi. Ma una cosa, ma tu... Cioè, tu qualcosa ti differenzierà da noi, no? Ma cosa hai capito? Prima hai detto che avevi capito, ma cosa hai capito? Se posso. Ho guardato la live dalle 9. Quindi cosa hai capito? Cioè, dire. Un quindi di ho capito che Simone vi dice cosa... Sì, anche perché è il suo format più famoso, quindi voglio dire, le persone che lo seguono... Posso dire una cosa? Comunque è geniale. Fare degli scherzi con chi è famoso per fare degli scherzi, sì. E pensare che nessuno possa capire. E poi fare capire... una live pubblica in cui comunque lo dice. Esatto. Però Francesca, io non vorrei abusare di Simone oggi. No, ma ha già abusato di Gio l'altro esatto. Giorno. Però, no, dai, comunque, cosa studiavi ma non ho capito cosa, perdonaci. Fashion styling and communication. Ah, fai un cazzo, quindi. Sì, magari. Sì. Ma no, Simone, capito? Ma Simone, cioè, ma cosa Simone vuol dire sta roba? Cioè, che noi siamo dei professionisti, cioè, tu ci metti una situazione in cui far finta, cioè, tutti terribile. Sanno. Quelle situazioni in cui tutti sanno tutto, cioè, terribile. Noi abbiamo fatto credere per un giorno intero a Ludovica Pagani che era in un albergo con cose stranissime. Ma noi siamo professionisti, abbiamo fatto credere un mese a questo. Che, cioè, tra l'altro, lasciamo perdere. Vabbè, ma dai, per favore, lasciaci parlare. Francesca, perché sei qui? Perché Simone mi ha scritto. No, no, ho capito, ma tu perché hai accettato? Ma teniamo le cuffie. Se perché lo seguo. Tu, sennò... Ok, aspetta. No, ma ho capito, ma cosa devo fare? Vai, senti, vai, parla Francesca. Devo togliermele? No. Ciao, prova. No, ok, ma intendo dire, cosa spinge una ragazza di 21 anni che studia a partecipare, a entrare in un ambiente come questo? Followers. Stai dicendo che le altre sono ignoranti? No. No, io ho no, una no, domanda no, allora, importantissima. Aspetta, fammi rispondere, che non mi hai fatto parlare. Francesco, per favore, rimaniamo sul pezzo. Voglio, seriamente, perché sei qui? Perché Simone mi ha scritto, io lo seguo e mi faceva piacere. No, ok, ma perché ti fa piacere?
perché lo seguo. T'ha detto, sì. Quindi lei proprio lei non sai chi è? Cioè, è una sua fan ed era contenta. Quindi di tu volevi salutare Simo? Cioè, no. No. Però, se avessi voluto salutarlo, gli avrei chiesto io, posso entrare in live a salutare? Invece lui mi ha detto, ti va di entrare? Facciamo quattro chiacchiere. Gli ho detto, okay. C'è un topic. Quindi tu volevi chiacchierare, diciamo. Sei andata qui per fare una chiacchierata in live, sostanzialmente. Okay. Sì, non sapevo l'argomento. No, neanche però... noi. Cioè, è una cosa comune, vai tranquilla. Secondo me in questa live nessuno sapeva cosa un cazzo. Vai serena, Fra. Quindi vai tranquilla. Vai tranquilla, Fra, veramente. Vai tranquilla, no, siamo tutti sulla stessa barca. Tutti sulla stessa barca, io non so cosa abbiamo. Nella stessa barca. Vabbè, Simo, cosa vedi tu? Cioè, Allora, okay, Francesca è molto simpatica. Beh, possiamo aggiungere tutte le altre ragazze, facciamo una chiacchiera. Ma uomini non ci sono, tutte donne sono. Senza offesa. Sentite? Ma chi? Posso vedere le unghie, Francesca? Sono molto belle. No, scusami, no, me le hai rimpicciolite. Sto vedendo le unghie di Francesca. Abbiamo ancora l'ultima carta da giocare, visto che io non mi fermo mai. Sì, sì. Ma adesso la persona che vedrà... Joe e Jody. Okay. Andiamo tutti di là, sì? E vediamo loro. Sì, va bene. Ah, no, non c'è perché andiamo di là, stiamo qua. Infatti. Ma ragazzi, non si aspetterebbero mai, non si aspetterebbero mai. Che cosa? Ma con le stesse ragazze? Sì, sì, sì. Ma noi spariamo, cioè... Ci stanno ascoltando in questo momento? No, cioè dai, sì. Che cos'è? Ah. Dove sono? Così, no? Ma certo che ci stanno ascoltando. Ma stanno guardando la live! Ah! Dai, sei impazzito. Dai, insultiamolo un po', fare sto punto. Figa, però c'aveva un impegno. No, ma è colpa mia, Mica gli ho detto 45, ho capito, ti scrive, posso liberarmi? Posso andare al Mac, padrone? La diretta un po', quella, l'hai creato tu sto qua, l'hai creato tu sto qua. Ho più mancato di rispetto io. L'hai creato tu sto qua. Anche Jody potrebbe essere nervoso. Ecco Jody, ma Jody ha perfettamente ragione. Jody è una persona seria. Jody ha perfettamente ragione. Ma non sei l'unico oggi a averla preso un po' in quel posto, perché qua... Abusati dall'incompetenza di Simo. Abbiamo oggi poco tempo, ragazzi. Jody... No, è mezzanotte, voglio dire. Cioè, Jody, vedi te? In questo momento. No, ma il bello è che io ho guardato più o meno tutto. Ed effettivamente, adesso tu, capo del content, fortissimo. Solo che, a parte che parlavi più tu di loro, ma no, e si sentiva te, cioè, il dono della sintesi. Allora, dovete fare, allora Ale, tu devi fare esattamente questo. Mentre loro intrattenevano la conversazione, si sentiva un cazzo possibile. Né di te né di loro. Non diceva il nome. Sì, esatto. In più, Simo, scusami, vabbè, però effettivamente... Ho fatto una live di merda, vaffanculo. No, cioè, non stiamo dicendo questo, sono dei feedback, non ti stiamo insultando. Cioè, la chat ti insulta per ridere, Ale lo stanno facendo perché vogliono darti un feedback pure loro, e poi il content è stato che è stato tutto una merda, però capito, è questo. Vabbè, comunque, fatto sta, merda non merda, dipende tutto da te adesso. C'è Joe, sì, sì. Come possiamo andare in macchina un secondo fa? È fatto veloce. Come dipende tutto da me? Perché in che senso? Per God è arrivato subito a casa. Puoi alzare un po' Jody, così magari lui lo sentiamo? Aspetta un secondo, fammi... Ma Jody, le tue live sono un po' più organizzate? Lui non fa live. No, ma io non faccio live. Okay. Cioè, dovrei cominciare... Se no, in auto live, così almeno sapevo... Ok. No, sto scherzando, Simone. No, sei serio, adesso non è che ti figli male. No, non mi non voglio abusare. Adesso entra Joe e abusiamo di lui senza problemi. Un po' mi piglio male. Oh, Joe, sarà le 8. Oh, scusa di tardo, sono sul bordello. Joe, ma io non ci sono. No, scherzo, chi se ne frega. Oh, scusa di tardo, Joe. No, va, bello così. Scusami. Vabbè, a volte hai fatto ritardo tu. No, veramente, che mai... Sì, non di un'ora e mezza, però di un'ora, quindi dai, mezz'ora. Dai, allora, poi... Posso dire una cosa? Sì. Mi sento profondamente truffato dai The Show. Profondamente truffato. Io oggi ho visto tutto. Io ho visto tutto quel video di merda, soltanto per vederlo ucciso dai marati. Vabbè. Ma dai, dovevi... Vabbè, ma basta via. Essere abbonati a The Show Plus. Bravo. Cioè, bravo, Jordi. Abbiamo già fatto questo discorso. Sì. Che fai solito. Ancora, ma l'hai visto? Ok. A proposito di discorso di essere abbonato a The Show Plus, io ho parlato non lo sento Gio, però devi ribellarti, ti trattano come un pugile. Vai, Gio, scusa, vai. Minchia, mi hanno preso per... Cioè, su TikTok è andata mega virale la clip di Ale che dice è 8.000 euro al mese e piangi miseria. Ancora che ti lamenti, guadagni poco? Ma che cazzo si lamenta? A parte sì, che però posso dire una cosa? No, aspetta, posso dire una cosa? Tu oggi non ti puoi lamentare. Tu oggi non ti puoi lamentare. Perché grazie ad Alessandro e grazie a noi qualcuno sa chi cazzo sei. Perché chi cazzo ti caga su TikTok? Ma cosa balli? Oh, facciamo un gioco. Facciamo un gioco. Dai. Ragazzi. Facciamo un gioco. Ho capito. Hai capito già il gioco, secondo me.
Ragazzi, in questo momento abbiamo 10 minuti. No, no, no. Okay, abbiamo... No, no, guarda che fidati, lo fanno. Fidati, se lo fanno. Ragazzi, in 10 minuti dobbiamo tirare più clip decontestualizzati su TikTok. Sì, assurde. Ok. Bellissimo. Allora, prima clip. Allora, dovete incazzarvi adesso. Dovete incazzarvi con Jody del fatto che dite che è un figlio di papà. No, aspetta. No, ma figo, guarda. Ma no, ma tiriamo in mezzo gente esterna. Diciamo cose che non vanno dette, capito? Sì, perché in realtà è quello che ha senso. Gente tipo famosa. Pesante, certo, sì. Ma tipo chi? Ma che cazzo, ma del web o del web? Sì, del web, sì. Perché fa dissing, capito? Ah, ce l'ho. Massimo, è bella. Sì. Tu domani fai la macchia della verità, ultimo episodio. Ultimo episodio. Giulia Panetta e Annaciati. Spaccano loro. Minchia, quelle due stronze. Oh, ma dai! Ma solo se penso a te, mi siedo solo sulle panche, tutto sembra più di